Credo che terremo la mascherina per tutta l'estate, anche perché se uno va al mare se la toglie, se va al ristorante se la toglie, così come la leva se va solo in un parco. È evidente che se vai nelle piazze della Movida devi inchiodarti la mascherina sulla bocca per non essere contagiato, anche perché la variante Delta è particolarmente aggressiva con i giovani. È un piccolo sacrificio che dobbiamo fare perché in Campania arrivano tante persone, tanti turisti, che si aggiungono a quelle persone che non vogliono vaccinarsi. È chiaro comunque che la protezione vera e la vaccinazione. Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha risposto ai giornalisti riguardo l'uso del dispositivo di protezione che in questi ultimi giorni sta facendo discutere i cittadini campani. Se ci manteniamo responsabili, credo che possiamo guardare con relativa serenità e fiducia ai mesi che abbiamo davanti. In Campania l'uso della mascherina rimane obbligatorio. Lo dico agli esponenti delle forze dell'ordine, dateci una mano, se vedete gente che va avanti senza, multateli senza pietà, non abbiate, multateli. Perché la mascherina? Tenete conto che la mascherina è comunque obbligatoria, nei locali chiusi, nei supermercati, sui mezzi di trasporto. Noi abbiamo deciso di renderla obbligatoria soltanto nei luoghi di assembramento, nei luoghi della movida e quando si passeggia nei luoghi commerciali dove l'assembramento è inevitabile. E allora un po' di sacrificio ci serve ad essere più protetti, come un po' di sacrificio ci serve quando mettiamo la cintura di sicurezza o mettiamo il casco quando andiamo in moto. Non è un calvario, è un poco di sacrificio, ma che ci serve a proteggerci di più. È chiaro che quando andate a mare la mascherina ve la togliete, quando fate footing la mattina ve la togliete, quando state in un parco all'aperto ve la togliete, ma quando andate a fare la movida ve la dovete stramettere questa benedetta mascherina. E i consumi di alcol sono vietati dopo le 22 di sera, se vogliamo stare tranquilli con le nostre famiglie. Se no possiamo anche fare la ricreazione adesso e poi a inizio ottobre chiudiamo tutto. Questo è scientifico. In Gran Bretagna in questo momento hanno 25.000 positivi al giorno, in Gran Bretagna, dove hanno fatto la corsa a fare la prima dose ma non si sono preoccupati di fare la seconda dose. Tenete conto, e finisco, che la variante Delta è particolarmente aggressiva con la popolazione più giovane, quindi stiamo attenti, vi prego davvero di essere responsabili, un piccolo sacrificio ci può aiutare ad evitare il contagio. Poi ovviamente dobbiamo fare fino in fondo la campagna di vaccinazione per essere tranquilli.